ciao a tutti! Oggi prepareremo 10 degli shawarma più famosi degli ultimi 100 anni. Vediamo com'è cambiato lo shawarma e tracciamo la sua evoluzione. Iniziamo dagli anni 20. All'epoca lo shawarma era popolare solo in Medio Oriente. La base è il pane pita. Poi cipolle. Ci vogliono molte cipolle. Erbe. Si usava soprattutto il coriandolo e una semplice salsa allo yogurt. E soprattutto la carne, vale a dire grandi pezzi di agnello arrosto succoso. Li mettiamo sullo shawarma. Ripieghiamo la pita. Ed ecco che lo shawarma del 1920 è pronto. Dobbiamo provarlo. A causa dei grandi pezzi di carne è scomodo da mangiare, ma il sapore è molto buono, gli do un 6 su 10. 1930. A quell'epoca lo shawarma si era già diffuso nei Balcani e nell'Europa orientale e si era modificato per adattarsi ai gusti locali. Venivano utilizzati due tipi di cipolle, cipolle bianche e cipolle rosse. Si aggiungevano anche cetrioli freschi a fette, pomodori freschi e la carne. La carne di manzo era molto più popolare e anch'essa era a pezzettoni. Mettiamoli dentro. Non resta che aggiungere la salsa all'aglio. E possiamo concludere. Lo shawarma in stile anni 30 è pronto. Finalmente lo assaggiamo. È ancora scomodo da mangiare a causa dei grossi pezzi di carne, ma il sapore mi piace di più, quindi gli do un 7 su 10. 1940. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo shawarma si diffonde in Europa e in America. Come per lo shawarma del passato, sulla pita mettiamo del cetriolo fresco. E anche due tipi di cipolle, pomodori freschi e il pollo. In tempo di guerra i soldi erano pochi e il pollo era molto più conveniente della carne di manzo, aggiungiamolo. La cosa più interessante è che si usava la salsa piccante e anche peperoni jalapeño. Fatto, avvolgiamo il tutto nello shawarma. Molto interessante vedere che sapore aveva negli anni 40. Proviamo. Il sapore è migliore di quello di quelli di prima, ma è piuttosto piccante, gli do un 8 su 10. Anni 50. In questo periodo la popolarità dello shawarma si sta espandendo in tutto il mondo. Si preparava con la carne di maiale, quindi si metteva il cavolo sulla pita. Poi cetrioli freschi, pomodori freschi, la carne. Come ho detto, questo shawarma utilizza carne di maiale, salsa tahini e una pasta di sesamo. Finalmente hanno iniziato ad aggiungere i sottaceti allo shawarma e qualche cipolla. Ecco, arrotoliamo. Ok, lo shawarma di maiale del 1950 è pronto. Assaggiamolo. Un buon sapore, gli do un 8 su 10. Anni 60. Grazie all'influenza della cucina mondiale e alla sperimentazione culinaria, lo shawarma ha subito molti cambiamenti. È allora che si è iniziato a usare la salsa al pomodoro. Cetrioli freschi, nessun cambiamento. Coriandolo fresco. Carne. Si usava carne di manzo marinata e tagliata a fettine sottili. La mettiamo sopra le verdure. Pomodori freschi. Anche le cipolle hanno subito un cambiamento, si inizia a marinarle. Aggiungiamo. La salsa extra è solo olio d'oliva con erbe tritate. Arrotoliamo lo shawarma. A giudicare dagli ingredienti, questo shawarma è il più promettente. Assaggiamo. Sì. Finalmente uno shawarma con un equilibrio perfetto e un sapore di carne molto ricco, 10 su 10. 1970. Vediamo com'era lo shawarma in Asia a quell'epoca. Era obbligatorio aggiungere foglie di lattuga, poi cipolle viola, pomodori, cetrioli e carne in grosse fette sottili. Si aggiungevano anche ingredienti esotici per noi, diversi germogli in salamoia.
e salsa agrodolce piccante. Ecco, assembliamo lo shawarma. Lo shawarma asiatico dal 1970 è pronto. Proviamolo. Non è un granché come shawarma, è più simile a un panino. Non mi piace molto, 5 su 10. Anni 80. Nel Mediterraneo, grazie ai ristoranti e alla disponibilità delle persone a provare cose nuove, lo shawarma è cambiato molto. Disponiamo i cetrioli sulla pita, pomodori, cipolle rosse, patate dolci al forno, una novità per lo shawarma. Salsa allo yogurt con erbe e succo di limone e soprattutto pesce impanato. Bene, pieghiamo la pita. L'innovativo shawarma di pesce inventato negli anni 80 è pronto. Assaggiamolo. E sapete, è piuttosto gustoso. Gli do un 8 su 10. Anni 90. Con la crescente enfasi sull'alimentazione sana, lo shawarma sta diventando un piatto più salutare, quindi su una pita foglie di lattuga, pomodori, cetrioli, cipolle rosse, un nuovo tipo di carne, il tacchino, è allora che hanno iniziato a usarlo nello shawarma. E la salsa? Si usava yogurt con le erbe. E si sta facendo strada l'avocado. Contiene vitamine E, K e C, oltre a grassi buoni. Bene, arrotoliamo. E ora vediamo che sapore ha lo shawarma salutare. E il suo sapore è molto delicato, mi piace. 9 su 10. Passiamo agli anni 2000. L'esplosione della popolarità della dieta vegetariana e vegana. È apparso lo shawarma vegano. Qui usiamo pane pita senza glutine, foglie di lattuga e carote marinate, cipolla rossa, cetriolo fresco, peperoncino. Abbiamo usato anche formaggio vegano. Ne aggiungiamo un paio di fette. Peperoni jalapeño. E soprattutto al posto della carne abbiamo usato il tofu fritto. Lo abbiamo spalmato sullo shawarma. La salsa era esotica, mango e peperoncino. Qui pieghiamo la pita su entrambi i lati e la arrotoliamo. Negli anni 2000 è stato inventato lo shawarma da cuocere su una griglia a due lati per dare alla pita una crosta croccante. Aspettiamo un paio di minuti e lo shawarma è pronto. O meglio, il primo shawarma vegano degli anni 2000. Assaggiamo. Non mi piace per niente la salsa peperoncino e mango, il tofu e il formaggio vegano non si è nemmeno fuso. Tutto sommato un'accoppiata completamente sbagliata, gli do 1 su 10. Finalmente il 2010. Farò un classico shawarma moderno che io stesso amo molto. Useremo le solite verdure, vale a dire pomodori, cetrioli e cipolle. Pollo grigliato e marinato tritato finemente. Ne aggiungiamo tanto. Maionese e salsa all'aglio con kefir. E arrotoliamo il tutto. Il prossimo passo, naturalmente, è la griglia. Non appena appare la crosta, si può togliere. Ecco, il mio shawarma classico preferito è finalmente pronto. Mangiamolo! È il sapore perfettamente bilanciato dello shawarma. Non c'è bisogno di nient'altro, 10 su 10. In conclusione, lo shawarma più delizioso degli ultimi 100 anni veniva preparato negli anni 60 e negli anni 10. E se questo video otterrà una montagna di like, nel prossimo video preparerò i panini degli ultimi 100 anni. Scrivete nei commenti cos'altro vorreste vedere in questo genere di video. Iscrivetevi al canale, ciao a tutti!